Newbie, sei sicuro che questa sia la sua base segreta? Perché non so più dove andarla a cercare per mostrargli la nuova casa di terra che hai fatto. Non lo so, mi sembra strano, è una casa fatta con legno. Assolutamente! E poi, scusami, ci sono le sue teste qui fuori. Ho scritto Shaw, non entrare, mi sembra... No, non entrare. Mi sembra strana come casa segreta, come base segreta, sei sicuro? No, assolutamente no, però probabilmente c'è qualcosa che non quadra qui. Assolutamente, cioè sembra una casa normale, però conoscendolo bene, ecco, beh, si capisce ecco, che casa... Guarda. Che cosa? Francesco! Ma l'hai trovata subito, Newbie, ma sei un segugio! Vabbè, ma si vede subito, ma guarda! Ah, ma non si può! Oh, non si può aprire, dannazione! Allora devi tenere gli occhi aperti, Newbie! Sicuramente se c'è un accesso sotto vuol dire che c'è qualche passaggio segreto! Ah, No, vabbè! Me lo dovevo aspettare da lui! Il passaggio segreto della vita! Oh, eccoci qua! Guarda quanta roba! Questa è la sua cantina! Ti può accedere? No, vabbè, ma scusa, ma lui non c'è, scusami, dove è finito? Non lo so, però sai com'è. Aspetta, forse ci ha lasciato una nota qui. Crafting table, più nether star, più spada, più stick, più elitra, più... Sembra quasi una ricetta, Newb. Io direi di seguire questo indizio, però non capisco. Una ricetta? Tipo per una torta? Oh, sai cosa potrebbe essere? Potrebbe essere che dobbiamo combinare questi oggetti. Mi sgraffigno un bel po' di cose. Allora, Newb, hai la crafting table che proviamo questa cosa. Eccola qui. Allora, piazza la crafting table, penso. E poi... mettici una nether star? Okay. Oppure fai qualcosa? Ma mi serve una ricetta, non è che posso fare tutte le cose così a caso, no? No, non funziona! Dai, Newb, un po' di impegno, vedrai... Cosa hai fatto? Ma... Hai buttato la nether star sopra la crafting table, è diventata un mini castello in miniatura? Oh mio Dio, non capisco! A questo punto, forse è diventata una crafting table avanzata. Possiamo aggiungerci una spada, fare qualcosa di particolare. Espia, che serve sta cosa? Non lo so. L'unica cosa che ho ottenuto è questo stupido libro, ma non dice nulla. Porca miseria. Vediamo. O delle elitra, magari. Allora, crafting table, nether star, spada, stick, elitra, arco. Espia, c'è un'altra pagina. Come c'è un'altra pagina? Stai scherzando? Ma perché non leggi mai il retro? Mamma mia, dice aggiungi un diamante. Un diamante? Allora dobbiamo assolutamente procurarci un diamante. Sì, sì, no, non c'è bisogno che vai... Come non c'è bisogno? Come fai ad avere diamanti tu che sei noob? Ma ne è uno stack intero, ma sei impazzito? Ma che non mi piacciono i diamanti, dai, su. Ma li utilizzi per cosa? Per pulirti in bagno, va bene, quindi con un diamante? E aspetta, fammi fare una prova. E ora forse cattiva possiamo fare... Una trasformazione! Guarda che roba! Che spettacolo! Una spada blu! Diamante. Anche tu? Vabbè, allora, prenditi un po' di diamanti e prenditi una spada a trasformare. Finalmente. Che spettacolo, avrai anche tu la tua spada pro allora. Non sarai più noob. Oh, vedi che ti è uscita una bella spada pro. Ah, oddio santo, cosa? Ma cosa diavolo è successo, noob? La tua prima spada pro è esplosa. No, vabbè, te ne faccio una nuova, non ti preoccupare. Oh, guardati qui la tua nuova spada pro. Tutta per... Wow, che bello. Che cos'è uscita? Cos'è quella? Ma è un coltellino. Ma è una spada noob, ma questa, quella. Ma questa è una spada noob. Ma fa male almeno, come cosa? Non lo so, fai provare, di qua. Oh, non mi fa niente. Aia, mi faccio male. Fa male a te, che spettacolo. Ma allora ho capito come funziona, noob. Tutte queste cose, questi archi, queste elitra, possiamo utilizzarle per ottenere versioni noob e pro. Aspetta che ci provo subito. Questa è una cosa molto interessante. Mamma mia, sei forte. Non volevo, scusa, noob. Volevo soltanto per vedere quanto forte era. Guarda cosa ho preparato, noob. Visto che la prossima cosa che dobbiamo provare sono degli archi, ho pensato che un bel tiro a segno non fosse una cattiva idea. Ti piace? Vai, voglio provare. D'accordo. Allora, no, non con l'arco normale, noob. Dobbiamo ovviamente vedere che tipo di arco otteniamo. Allora, per primo vado io. 3, 2, 1. Vai, chissà cosa ci dà. Un bel arco pro. Oh, perfetto. Bravo, sgancia il diamante e vedi cosa ottieni. Vediamo cosa ti esce, noob. Guarda. Che cos'è? Anch'io ho l'arco noob. È un arco noob. Vabbè, dai, non importa. Voglio vedere come se la cava contro questi creeper. Vai, prima vai tu, noob. Spara. Ok, vado. Ok, vediamo se riesci a far centro, dai. Vai, noob. Ma la freccia è lentissima. Dai. Ma cos'è sta? Però lo colpisce, gli fa male. Sì, vai, gli fa male. Dai, prova. Aspetta che la provo a seguire. Mamma mia, ma la riesco a seguire addirittura sta freccia.
Sì, ma è troppo, Noob. Oddio santo! Ecco cosa ha fatto! Porca... non l'ho fatto apposta! È stato il tuo arco che l'ha triggerato! Ti sei avvicinato troppo ai creeper! Vabbè, facciamo una bella cosa! Ti risolvo io la situazione con questo arco, però sono veramente curioso di capire cosa fa questa roba! Vai, spara! Oddio santo! Wow! Ha zoomato per un attimo! E poi ha lanciato una freccia gigantesca! Bellissimo! Hai visto? Aspetta che stermino anche quest'altro creeperino! Boom! Ma è fortissimo! Aspetta, aspetta Noob, però questa cosa è molto molto particolare, la possiamo usare anche per scavare! Prova, proviamo un attimo a fare questa cosa! Wow! Ma direttamente! Ma fino al centro della terra! Ah! Mi sa addirittura oltre la bedrock! È spettacolare come cosa, però aiutami a risalire! Dobbiamo provare altre armi! Allora Noob, non sono sicuro di come diventeranno le elytra, ma a questo punto... io direi che conviene iniziare da qui in alto. Non si sa mai che ci schiantiamo. Sì, infatti. Vuoi iniziare tu questa volta? Vai, inizia io. Perfetto, un diamante e delle elytra. Vediamo cosa ti esce. Vediamo. Vediamo. Cos'è quello? Nario il planino pro. Che fa? Ah, finalmente ti sei beccato qualcosa di pro anche tu. Aspetta che vedo io cosa ottengo invece. Oh no, sì invece. Il tuo è un aeroplano vero, il mio è uno di carta. Porca miseria, aspetta, voglio vedere come funziona però. Sei pronto? Sì, vai. Ok. Guarda come vola! È bello però, anche se non è un vero aeroplano. Allora proviamo il mio. Vai, Noob! Oh mio Dio, ma sei diventato un aeroplano tu! Che aspetta! Posso lanciare le granate? Come puoi lanciare le granate? Stai scherzando? Aspetta, fammi vedere! Mamma mia! Io posso continuare a lanciare aeroplanini, ma il tuo è veramente, veramente spettacolare! Attento! Mi stai distruggendo tutto, Noob! Datti una calmata! Sono diventato un bombardiere! Ciao, Aspi! Attento! Ma porca miseria, ma che criminale che sei! Stai devastando ogni cosa! Vabbè, dai, faccio una bella cosa! Seguimi, magari senza bombardarmi, che andiamo a provare l'altra arma Noob e contro pro, ok? Non so veramente cosa siano questi bastoncini, ma anche loro fanno parte delle armi Noob Pro, a quanto pare. Infatti, non lo so. Vabbè, inizio io, non ti preoccupare. Vediamo cosa esce questa volta. Vai. Bastoncino. Vediamo. Che è quella roba? Un boomerang pro, che spettacolo! Però aspetta a usarlo, voglio vedere cosa riesci a ottenere tu. Vai, Noob! Dai. Ma perché? Vabbè, dai, hai avuto l'aeroplano pro, può succedere! Dobbiamo provarlo su qualcosa, Noob! Secondo me sono veramente interessanti queste armi. Magari qualche villager, qualcosa del genere. Qualche villager? Cosa vuoi fare? Vai, ma, Noob, ma cosa hai provato a fare? Hai provato ad attaccare... Vai, boomerang! Oh mio Dio, il golem sta provando ad attaccare, Noob, ma non fa nulla! Vai, boomerang! Ma continua ad andare stort! Ma fai vedere questo boomerang come funziona. Aspetta, posso provare un attimo? Guarda che... Ma va stortissimo! Ma è ubriaco questo boomerang! Vabbè, dai, non ti preoccupare, vediamo come si raccalma il boomerang pro. Vediamo se riusciamo a sconfiggere addirittura un golem! Hai visto? Rifallo ancora! Ha completamente distrutto... vabbè, ops, forse sto devastando un po' troppo il villaggio. Wow. Va bene, dai, un ultimo lancio perché voglio vedere quanto potente è. Però è un po' troppo devastante come cosa. Guarda che roba. Come? L'ho preso. No, Noob, maledetto, ridammelo. Porca miseria, guarda che è pericoloso, è pericolosissimo. Datti una calmata, stai devastando ogni cosa. Facciamo una bella cosa. Adesso me lo ridai e andiamo a vedere se c'è qualcos'altro. Ah, dannazione, Noob. Mi sa che abbiamo già finito le armi Noob contro pro. Non riesco a trovare nient'altro da queste parti. Dai. Secondo me c'è qualcos'altro però nascosto. Luca non può avere soltanto quattro armi diverse. Aspetta, capisci? Ma come sono strane le persiane di Luca? Perché sono fatte così? Le persiane? Sì, guarda. Questa è una fioriera, non è una persiana. Non è una fioriera nemmeno! È una botola segreta! Ma qua ci sono tutte! Ci sono tantissime altre cose! Cosa sono ste robe? Un lanciamissili? No, vabbè! Ma ecco dove teneva tutte le armi pro che di solito tira fuori! Guarda, prendine un po' anche tu, Noob, però! Non essere timido, su via! Prendi il mattoncino di Lego, questa, quest'altra e... mi sa a posto... Anzi, prendi anche questa, va, che per sicurezza! Mi sa, Noob, che il mattoncino di Lego si è piazzato qui sotto! Cioè, fa questo il mattoncino di Lego! Ah, ma quindi, cioè... Aspetta, forse ho capito cosa serve! Che cosa? No, non ci puoi neanche camminare sopra, che tipo lo schiacci col piede ti fai malissimo. Ma cosa stai dicendo? Piuttosto proviamo queste altre armi che abbiamo trovato. Comunque io ho trovato una pistola d'acqua veramente, veramente bella. Guarda, soltanto che penso che non faccia niente, insomma. Non è che sia proprio un'arma pro. Questa è più che altro un'arma Noob. Vai, sparami. Anche se un po' vabbè, un attimo, Noob. Ci sto provando. Guarda! Però mi sta rinfrescando. Ha preso la pecora in una bolla! È spettacolare! Ecco qui! Espi vai! Dov'è? Guardalo qui, un bel pollo! Track! Guarda come vola! Ah, ma no, scusa, il pollo letteralmente pollo vola. Cos'è quella cosa, Noob? Vado io con questa!
Ma stai scherzando? Falla provare a me? Cosa fa, le note musicali? Guarda, 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 guarda. Dovresti tirarla in mano e usarla. Usala e sentirai. Ma che spettacolo! Ma è una pistola dubstep! Ma fa male anche a te, Noob? No, a quanto pare no! Ma funziona soltanto contro i mob, queste cose! Mi fa male, però mi fanno male le orecchie perché è tipo una frequenza super altissima che la puoi sentire solamente... D'accordo, va bene! Allora a questo punto direi... Che vediamo... però Noob, io ho trovato qualcosa di molto, molto interessante. Vuoi provare? Anch'io! Che cos'è quello? Guardiamo! No, stai buono! Cos'è? Cosa stai facendo? È lanciafiamme! Stai buono, stai buono! Però queste cose... hai visto? Noi giocatori siamo protetti da questo tipo di cose, capisci? Esattamente come la bolla non fa niente! Ma io mi chiedo se tu sei protetto da questa cosa qui. Vediamo come funziona così, tipo... Ci è mancato poco, guarda, possiamo cadere giù. Dai, azione. Aspetta che ci riprovo. Vedi, non ti fa nulla, è spettacolare. Ok, mi hai fatto malissimo e non posso neanche farti male. Non fa niente, Noob, che spettacolo però. Proviamo questa, vediamo un po' com'è. Che cos'hai? Vieni qua e vediamo. Wow! Sei diventato una pecora, Noob. Sì. Oh mio Dio, stai lontano da me. Cosa diavolo? Wow, è super divertente. Mi sono fatto malissimo alle caviglie, però va bene. Però ehi, guarda, ho trovato dei Lego. Dove li hai trovati? Vomitando? Vabbè, sì, ce l'avevo in tasca. Cosa? Mi sono dimenticato. Costruiamo qualcosa. Ma cosa puoi fare con sti cosi? Non puoi costruire veramente? Vabbè, dai, Noob, non perdere tempo. Dai, su, dobbiamo mettere la casa di Luca in ordine prima che torni, se no ci scopre. Sì, sì, vabbè, quando abbiamo tempo. Datti una mossa. Guarda, è l'ultimo avverto. Non possiamo farci beccare da Luca. Sei pronto? Andiamo? Ma porca, vabbè, a mali estremi, estremi rimedi. E su via! Dobbiamo darci la mossa, vieni qua! Maledetta! Ah, hai anche tu il lanciamissile, perché non me l'hai detto? Maledetta! Lasciami in pace, lasciami in pace!